Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Sorelle e fratelli carissimi, in questa settima domenica del tempo ordinario concludiamo il percorso che Gesù ha iniziato a farci fare domenica scorsa, quello del «vi fu detto, ma io vi dico». Il Padre nell'Antico Testamento vi ha offerto una direzione alla vita, io porto a compimento, al traguardo, quella direzione che il Padre vi ha indicato. Ma se era difficile quello che ci è stato chiesto domenica scorsa, lo è ancora di più quello che il Signore ci chiede negli ultimi due approfondimenti, negli ultimi due salti di qualità che ci chiede di fare quest'oggi. Ci troviamo nella biblioteca diocesana di Ortona e abbiamo scelto lo stesso luogo di domenica scorsa proprio perché il contesto del Vangelo è lo stesso. Nella biblioteca c'è il sapere di ogni luogo e di ogni tempo. Simbolicamente vogliamo farvi comprendere che con Gesù tutto quello che prima di Lui era stato detto, è stato portato proprio a compimento. La parola di Dio con il Vangelo ha raggiunto il massimo possibile. La parola di Dio, il Verbo di Dio, con Gesù si è fatto carne. Più di quello che Gesù ci dice, umanamente non ci potrà più essere detto. La rivelazione ha raggiunto il suo compimento. Cosa ci aveva detto il Signore domenica scorsa? Che non è sufficiente soltanto non uccidere, ma che occorre fare attenzione a non adirarsi, a non insultare, a non ingiuriare, a non spettegolare sul nostro prossimo. Cos'altro ci aveva detto? Non commettere adulterio, ma il Signore Gesù ci ha detto non solo non commettere adulterio, ma nemmeno non desiderare una donna nel tuo cuore per poterla possedere. Avresti già commesso con lei adulterio nel tuo cuore. Cos'altro? Non ripudiare una donna, ma se proprio lo devi fare, scrivi per lei il libello del ripudio. Gesù ci dice di escluderlo totalmente, il divorzio, dalla nostra vita, perché l'amore che Dio ci propone è unico, totale, fedele, fecondo, gratuito. E infine ci diceva non solo di giurare il vero e quindi di non giurare il falso, ma di non giurare affatto, perché non ce n'è alcun bisogno. Il nostro parlare sia sì sì, no no. Difficili questi quattro punti, ma comunque possibili. Oggi Gesù ci chiede davvero un ulteriore salto di qualità, ma siccome Lui non ci chiede le cose impossibili, è ovvio che se ce lo ha chiesto, noi lo possiamo fare.
cosa ci offre oggi il Signore come percorso? Un percorso che parte dalla legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, e arriva all'amore per il nemico. La legge del taglione noi oggi la consideriamo come una cosa tribale, come una cosa violenta, ma nell'antichità non era così. Essa ha significato un passaggio importante nell'evoluzione della giustizia. Infatti, all'inizio dei tempi, l'uomo non aveva limiti e chi era più potente, chi era più forte, chi era più violento, faceva quello che voleva. La legge del taglione ha significato dare una proporzione fra il reato e la punizione. Ha significato che davanti alla legge siamo tutti uguali. Ha significato che ciascuno deve prendersi la sua responsabilità personale. Un esempio del tempo della Seconda Guerra Mondiale ci fa capire immediatamente cosa ha significato nello sviluppo dell'umanità la legge del taglione. Se qualcuno uccideva un tedesco, i tedeschi per ogni soldato, per ogni tedesco ucciso, ne uccidevano 10. La legge del taglione avrebbe detto un tedesco, un altro uomo, non di più, non diversamente. Questo ha significato la legge del taglione. A quel tempo era un'espressione di civiltà, era un salto di qualità nella storia dell'umanità. Eppure Gesù ci dice: non è sufficiente, non potete fermarvi all'occhio per occhio, dente per dente. Anche se concretamente l'uomo è fatto così, l'uomo è fatto per andare pari nella sua vita, nel bene e nel male. Anche quando noi facciamo del bene, infatti, ci aspettiamo sempre un ritorno, se non economico, se non di qualche tipo di guadagno, almeno in un sorriso, almeno in un grazie. Se abbiamo fatto del bene, non ci accontentiamo che non ci venga detto nulla in cambio. Gesù ci dice: la reciprocità è importante, ma non è sufficiente. Tu devi arrivare al livello della gratuità assoluta, tu devi arrivare all'amore incondizionato. E per questo ci fa degli esempi concreti, perché a Gesù non piace fare la teoria, non piace chiederci la perfezione dei codici, vuole chiederci la perfezione della vita, vuole chiederci la concretezza dell'esistenza quotidiana. Qualcuno ti ha tirato uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Qualcuno ti ha chiesto la tunica, tu dagli anche il mantello. Qualcuno ti ha chiesto di fare con lui un miglio, tu fanne due. Qualcuno ti ha chiesto un prestito, non volgergli le spalle, non far finta di nulla. Porgi l'altra guancia è un modo di dire che anche noi ci portiamo dietro, che conosciamo benissimo, ma ci sembra davvero impossibile. Naturalmente non va preso nella sua letteralità. Quando Gesù fu percosso durante la sua passione, egli chiese spiegazione al soldato del perché gli aveva tirato quello schiaffo. E allora cosa significa? Significa che non dobbiamo rispondere al male con il male, che non dobbiamo continuare la catena della violenza e dell'odio, ma che dobbiamo invertire questa tendenza, che dobbiamo vincere il male con il bene, anche se non ci è vietato chiedere spiegazioni. Per di più, se uno ci dà uno schiaffo sulla guancia destra, significa che ci ha dato un mal rovescio, perché normalmente se si dà uno schiaffo con la mano destra, lo schiaffo finisce sulla guancia sinistra di colui che ci sta di fronte. E lo schiaffo a mal rovescio era un'offesa gravissima nell'antichità. Veniva addirittura punita con un'ammenda, con una multa che corrispondeva a 30 giorni dello stipendio medio di un operaio. Quindi Gesù ci sta dicendo non un torto qualunque, ma un torto davvero grave. Eppure
anche di fronte ad esso, noi dobbiamo essere capaci di innescare una logica nuova, quella dei figli di Dio. La tunica, poi, rappresentava l'intimità, la dignità della persona, perché veniva indossata sul corpo nudo ed era tutto ciò che una persona aveva insieme con il suo mantello. Ci dice Gesù: se il tuo avversario ti chiede la tunica, e quindi significa che già ti ha chiesto tutto il resto, già ti ha preso tutto il resto, e tu non puoi fare diversamente, dagli anche il mantello. Il mantello non poteva essere trattenuto come pegno durante la notte, perché in modo particolare per i poveri rappresentava un rimedio contro il freddo e una coperta durante la notte. E poi, se uno ti chiede di fare un miglio con lui, è una cosa che per noi è un po' strana, ma nell'antichità i signorotti locali e anche i soldati romani approfittavano della loro ricchezza e del loro potere per angariare, per costringere i poveri contadini e i poveri in genere a fare qualcosa per loro gratuitamente. A volte li caricavano di pesi e glieli facevano portare. La legge però diceva non più di un miglio. Ecco perché Gesù dice che se tu vuoi essere figlio di un Dio che è amore, devi essere disponibile a farne anche due di miglia con chi ti angaria, con chi ti opprime con queste richieste ingiuste. Questo verbo nel Vangelo è usato soltanto due volte, qui in questa pagina e nella pagina della Passione di Gesù, quando i soldati costrinsero Simone di Cirene a portare per un tratto la croce di Gesù. Gesù ci vuole dire che dobbiamo essere pronti a portare i pesi gli uni degli altri, come poi ci suggerirà anche San Paolo nelle sue lettere. E infine non chiudere gli occhi di fronte ai bisogni e alle necessità dei fratelli. Se uno chiede un prestito, non voltare le spalle. Oggi un prestito lo si chiede, ci sono degli interessi da pagare ed è la normalità della vita. Chi di noi non lo ha fatto almeno qualche volta? Per gli ebrei non era possibile chiedere degli interessi. Addirittura il verbo che esprimeva l'interesse significava mordere, come se qualcuno volesse prendere per il collo la persona a cui era stato dato l'interesse, per cui era vietato. E quindi si faceva finta di non capire quando qualcuno chiedeva un prestito, che non necessariamente doveva essere un prestito in denaro. Poteva essere un'opportunità lavorativa o un'opportunità abitativa. Qualunque cosa ci venga chiesto, ci sta suggerendo Gesù, se è nella nostra possibilità di farlo, noi lo possiamo e lo dobbiamo fare. E infine, l'amore al nemico. Questo davvero ci sembra un film di fantascienza. A volte facciamo fatica ad amare gli amici, facciamo fatica ad amare i familiari, facciamo fatica ad amare le persone che incontriamo ma che comunque non ci hanno fatto nulla. Ma se dovessimo pensare all'amore per i nemici, questo ci sembra bello ma impossibile. E invece Gesù ce lo chiede e quindi vuol dire che è possibile. È nelle nostre possibilità riuscire ad amare anche i nemici. Ovviamente abbiamo bisogno anche della preghiera, dell'aiuto dello Spirito Santo e anche di pregare per i nostri nemici. E naturalmente, per fare una battuta, non con l'eterno riposo dona loro, Signore, ma pregando perché il Signore li illumini, perché il Signore converta loro e converta anche noi alla logica nuova del suo regno, alla logica nuova che è quella dell'amore gratuito, che include tutti e non esclude nessuno, che è l'agire stesso di Dio, il quale fa sorgere il suo sole sugli ingiusti e sui giusti, sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sugli ingiusti e sui giusti, sui cattivi e sui buoni. È interessante notare che la prima cosa
che il Signore ci chiede è di far sorgere il sole. Noi dobbiamo essere portatori di luce, come ci diceva l'altra domenica, essere la luce del mondo, il sale della terra. Noi dobbiamo illuminare le persone con cui veniamo a contatto e questo ci permetterà anche di godere della presenza delle persone, così come godiamo della presenza del sole nella nostra esistenza, così come godiamo della presenza di Dio ancor prima di aver capito cosa è il sole e chi è Dio. Essere capaci di illuminare perché ci possa essere la vita. Davvero dobbiamo essere portatori di luce, dobbiamo essere portatori di vita. E su tutti, sugli ingiusti e sui giusti, il che non significa che dobbiamo fare la stessa cosa per tutti, ma considerare che ciascuno di noi ha dei momenti in cui è giusto e dei momenti in cui è ingiusto, dei momenti in cui è buono e dei momenti in cui non è buono. E Dio ci tratta da figli suoi perché questo siamo sempre e comunque. Non è che ci tratta bene quando siamo buoni e male quando siamo cattivi. Il sole lo fa sorgere sempre su di noi, la pioggia la fa arrivare sempre. Anche noi quindi dobbiamo accogliere le persone così come sono, nei momenti lieti e nei momenti tristi, quando fanno cose che ci piacciono e anche quando fanno cose che non ci piacciono. Dobbiamo agire secondo la nostra natura, che è quella di figli di Dio. Perciò dobbiamo diventare perfetti come Lui. Perciò dobbiamo essere capaci di avere lo stesso stile di Dio. Gesù non ci dice di amare quanto ama Dio, non sarebbe possibile a nessuno, ma di amare come ama Dio, con il suo stile, che è quello dell'amore incondizionato. Ci aiuti lo Spirito a percorrere fino in fondo questa strada. A volte arriveremo al traguardo, stanchi, sporchi, come un ciclista che ha fatto la Parigi-Roubaix o come un maratoneta, ma la gioia, la perfezione sarà proprio raggiungere il traguardo che il Signore ci presenta davanti, e cioè quello dell'amore assoluto.